sicurezza informatica non si può prendere oggi sotto gamba, anche se non si lavora in un'azienda finanziaria o depositaria di chissà quali segreti militari, si può rischiare di finire nel mirino del cybercrime. È questo ciò che è capitato in una realtà farmaceutica internazionale che opera in campo veterinario, che nei mesi passati è stata il bersaglio di accessi illegali con sottrazione di dati. L'azienda ha sperimentato le classiche violazioni che solitamente precedono azioni peggiori, come quelle estorsive condotte con i famigerati ransomware. Ci facciamo raccontare cos'è successo e come questo problema è stato affrontato e risolto da Ilaria Bevilacqua, che è il Chief Information Security Officer dell'azienda, di cui per riservatezza non possiamo fare il nome, e da Andrea Braschi, che è il Lead Consulting dell'Offensive Security Team di Horizon Security. Cominciamo con Ilaria Bevilacqua. Come è nato l'allarme in azienda? Tutto è cominciato da una segnalazione giunta dall'unità investigativa del reparto di cybersecurity della polizia irlandese. La polizia segnalava l'esistenza nel dark web di una vendita di credenziali, e tra queste credenziali sono risultate alcune delle nostre. In sintesi, dei criminali avevano violato i vostri sistemi, avevano avuto le chiavi d'accesso e cercavano di rivenderle ad altri criminali, magari interessati alle attività di spionaggio industriale o altro. Cosa avete fatto quindi? La segnalazione è arrivata inizialmente al reparto IT, mi è stata passata immediatamente e, compresa la gravità, in pochi minuti ho contattato il team di Horizon Security, con cui avevo già collaborato in una precedente realtà aziendale. La prima richiesta al team di Offensive è stata quella di verificare la veridicità della segnalazione e, una volta confermata, identificare il livello di compromissione dei nostri sistemi e identificare immediatamente delle misure di contenimento e di difesa. Ecco, preso atto di questa situazione, come si agisce quando non si sa dove la falla nei sistemi e non si sa con esattezza che cosa ha in mano il cybercrime? Andrea Braschi. Dall'analisi dei dati esfiltrati abbiamo individuato qual era il perimetro delle macchine e delle utenze che erano state compromesse e quindi abbiamo concentrato la nostra attenzione su questo perimetro e assieme al team di IT abbiamo definito quali erano le priorità d'azione e di intervento per la messa in sicurezza e la risposta all'incidente. Grazie alla nostra esperienza nella simulazione di attacchi, avevamo subito capito che si trattava di una fase preliminare a un attacco ransomware che sarebbe poi eventualmente avvenuto nei giorni successivi. Quindi l'attenzione era volta a identificare quali erano le backdoor e le persistenze che gli attaccanti si erano lasciate all'interno della rete del cliente. Quali sono stati i tempi dell'intervento? Nelle prime ore abbiamo effettuato le classiche azioni di contenimento, isolando le macchine compromesse e ripristinando le credenziali delle utenze amministrative. Pian piano poi abbiamo allargato questa analisi al resto delle macchine, aiutandoci col team IT che ha installato degli strumenti apposta per il monitoraggio, per cui ci siamo dedicati appunto al monitoraggio dell'infrastruttura e degli accessi alla VPN. E che cosa avete scoperto da queste attività di controllo? Durante l'attività di monitoraggio ci siamo accorti che a un certo punto gli attaccanti erano di nuovo all'interno della rete e stavano eseguendo un comando con privilegi elevati per attivare una rete Tor, che è la fase preliminare a quello che poi sarebbe stato l'attacco vero e proprio. Quindi era un venerdì mattina, in 15 minuti abbiamo istituito l'unità di crisi, abbiamo interrotto l'operatività dell'azienda, isolato la rete, cambiato tutte le password di tutti gli utenti, assicurandoci che i loro responsabili poi le inviassero loro tramite SMS, quindi su un altro canale, e in questo modo abbiamo avuto tutto il weekend poi per analizzare e monitorare la rete, assieme al cliente individuare una strategia per installare e configurare un EDR per un monitoraggio più pervasivo all'interno dell'infrastruttura e identificare quali erano stati appunto i tre malware che erano diffusi all'interno della rete per utilizzati per sottrarre le credenziali. Alla fine abbiamo eradicato l'infezione e lunedì l'azienda ha potuto poi ricominciare gradualmente l'operatività.
In conclusione, che cosa ha imparato l'azienda da questa sua esperienza, Ilaria? Ci rimane la consapevolezza dei rischi e delle minacce a cui si è continuamente esposti, nonostante la correttezza delle iniziative già implementate all'interno dell'azienda. E nello stesso tempo tutto questo permette di avviare una serie di interventi molto mirati e specifici per aumentare la resilienza dell'infrastruttura, consapevoli della continua evoluzione delle minacce a cui potenzialmente siamo soggetti. Diventa altrettanto importante per noi essere in grado di continuare delle partnership costruttive con i giusti partner che possono aiutare nella gestione e la risoluzione degli incidenti. Grazie. A voi.